che questa prova è una prova individuale. Verrete cronometrati ciascuno di voi e avrà una durata di 2 minuti e mezzo. Qualora dimenticaste il codice, potrete salire e scendere tutte le volte che lo riterrete opportuno. Ok, quindi sì, Stefano, è una prova che richiede, diciamo, poca agilità fisica e molta memoria visiva e quindi velocità di apprendimento, esatto. Giusto? Ok. È più una questione di ricordare e memorizzare il codice. Che sì, anche che se fisica, mettete però... le caselle sbagliate, come, cioè, allora la posizione, la sequenza deve essere giusta, come vi ha detto Stefano, ma se la casella non è nella posizione, cioè se il simbolo è invertito, va bene lo stesso, l'importante è che la sequenza sia giusta, ok? Sì, ripetere la sequenza del codice. Ok, perfetto. Perfetto. Siete pronti? Postazione. 3, 2, 1, evolvete! Forza! Partiti! Sono partiti ed il Moreno si è tuffato e ha subito messo, sta cercando il codice all'interno del cestino. Ne ha due già minuti messo e mezzo, uno. Il Andrea tempo massimo, lo ricordo. Due. Vediamo, Simone ne ha messi due. Simone sta risalendo, Malena sta risalendo. Intanto Eva e Massimo sono fermi alle loro postazioni.